Grande onore per noi avere qui ad Alba a Moschitari un autore che conosciamo, noi insieme ad Enrico Ghezzi che ce l'ha fatto conoscere in questi, i film, no? I più importanti film di Amos. Quindi era doveroso, no? Era molto bello averli qui insieme perché uno ci ha permesso di conoscere l'altro. I film credo che tutti abbiano visto, conoscano ovviamente i film di Amos Ghitai, che siamo onorati di avere qui ospite a questo appuntamento di Collisioni. Adesso Amos Ghitai viene qui in veste di scrittore, perché è uscito questo bellissimo romanzo di cui parliamo stasera da Bompiani, e Frattia questo romanzo di cui poi parleranno naturalmente i nostri relatori, un bellissimo romanzo dedicato alla mamma. E quindi io vorrei appunto cominciare dando subito la parola a loro per non perdere tempo e poi di nuovo ringraziare l'Ufficio della Pace per la collaborazione e poi appunto stimolare il dibattito. Cerchiamo di fare sempre una serata più possibile dialogante in cui ci parliamo e tiriamo fuori le cose anche dal pubblico, non soltanto da chi sta sul palco. È un romanzo epistolare di cui potremmo benissimo supporre come dire, un'invenzione integrale o parziale, e non è così perché, ma semplicemente per un motivo personale per quanto mi riguarda, perché conosco Amos Ghitai da qualche anno, conosco Rifkin, però mentre leggevo questo libro, appassionante secondo me, appassionante anche se proprio perché non vi si svolge nulla di appassionante dal punto di vista romanzesco, romanesco, sia politico, se pensiamo alla famiglia Ghitai ancorata riancorata diciamo in Palestina e quindi diciamo nel cuore dell'idea, neanche del conflitto, dell'idea di conflitto più acuta e più incomprensibile, tutte e due, troppo comprensibile e troppo incomprensibile, proprio un nervo del mondo, un punto cieco, un punto dove passa troppa luce o non ne passa affatto, cioè veramente indefinibile, e che il mondo sia così sospeso e sia stato così spesso sospeso alla catastrofe per questo piccolo luogo e per questa piccola popolazione che abita lì, divisa. In realtà il libro, non il romanzo, però perché diventa in qualche modo un romanzo? Perché è una storia localizzata e nello stesso tempo, come avviene sempre nella storia dell'ebraismo, è il set di questa storia, è tutto il mondo, almeno tutto il mondo, forse tutti i mondi, nessuno prevalente sull'altro, ma questo è l'ebraismo, la diaspora è la condizione simmetrica, quella della terra promessa, ma il battito tra le due è continuo. Io l'ho visto per esempio nella storia personale di Amos Ghitai, diventare parigino, ritornare israeliano, non so se c'è l'ebreo, avanti e indietro, sempre tentato, sempre già sapendo che ci sarebbe stato un ulteriore mascheramento. Non parlo di mascheramenti marrani, no, parlo proprio di un mascheramento di se stesso anche abbastanza cosciente, no? Di mascherarsi anche a se stesso. Una cosa che mi ha colpito subito, in una delle ultime lettere, quindi di quelle che ho letto per prima, l'ho letto per prima perché non sono riuscito a non comportarmi come mi comporto soprattutto con i testi che amo, cioè leggerli a pezzi, tornare per caso 15-20 volte su dei nodi dove tornano gli occhi e le mani, non è fatto apposta. E questo libro è perfetto, naturalmente, trattandosi di un libro epistolare, una raccolta di lettere, e avrei voluto invece leggerlo dall'inizio alla fine, cronologicamente, invece anche qui non ho potuto impedirmi. Ho due esiti, uno molto semplice, banale, personale, per questo semplice, banale, che mi è venuta voglia di scrivere
e una lettera a mia mamma che telefona molto, superando anche le peggiori impasse tecnologiche, eccetera, e che però credo che non sarebbe in grado di leggere una lettera mia. Io stesso ho una durata di comprensione, fin dai tempi dell'università, un appunto, una lettera scritta da me per me stesso diventavano illeggibili tra le 3 ore e i 3 giorni successivi, e quindi non credo che non avrebbe senso per mia madre, e quindi mi attiva un desiderio che devo frustrare subito, per questo odio Amos. Poi però invece leggo in una delle ultime lettere qui registrate, questa è una lettera di Efrazia, la madre di Amos, al nipotino, al nipote Ben Uri. Così ti ho comprato una scatola. Ecco, ho detto alla commessa: voi non avete niente, allora vado fuori per strada, lì ci sono tante macchine, cerca delle macchinine. Sono andata e ho visto, ma erano grandi e non ci stavano in una scatola da spedire per posta. Così ti ho comprato una scatolina con dentro dei pezzi di aeroplano, potrai montarlo insieme a papà e regalarlo a lui, perché lui volta tanto. Scherzavo, puntini. Ti ho comprato anche un quaderno per fare imparare, interessante, si possono disegnare tante cose, incollare la carta colorata, c'è tutto scritto sul quaderno. All'inizio ho fatto aiutare da mamma e papà, e auguri, ma la cosa più importante è che a questo punto non mi tornava qualcosa, forse anche a voi non è tornato, vi sarà sembrato un errore mio. Così ti ho comprato una scatolina con dentro dei pezzi di aeroplano, potrai montarlo insieme a papà e regalarlo a lui, perché lui volta tanto, parentesi, scherzavo, puntini puntini, lui volta tanto, a parte che è molto filmico, tourner, girare, quindi sembrava esatto, sembrava un altro tipo di errore, invece è chiaramente un antichi che si è aggiunto, lui vola tanto. E il libro è tradotto molto bene e ci sono pochissimi errori, mi sembra, però questo errore ci sono dovuto focalizzare, perché poi è una cosa che torna, che attraversa il libro come un aeroplanino di carta, perché lettere quasi identiche sono rivolte a Amos, al padre del nipotino, quando ha 8-10 anni, o anche più giovane, dove gli vengono spessissimo regalati io dico spessissimo perché mi sembra risaltare molto questa cosa, degli aerei o già pronti o delle scatole di montaggio. Quindi è un destino indicato e che viene qui mascherato da questo volta, da questo gioco tra il tempo e lo spazio, che invece è il volo. È come se, ecco, leggendolo mi sono ritrovato in questo modo dentro lo spazio dei film di Amos Gitai, che per me è uno dei registi più evidentemente e liberamente spaziali che esistano. Spaziali intendo che giocano immediatamente con lo spazio, ogni film è una scultura spaziale molto dadaista, molto spinta, molto schwitterziana. Se pensiamo a tutti i tagli che qualunque inquadratura opera, nel, per esempio qua, non esiste uno uguale a un altro, no? Potremmo farlo a fette in modi infiniti, potremmo, e così fa il cinema, senza che ce ne accorgiamo, senza che si focalizzi su questo. E non dico che il suo cinema sia focalizzato su questo ossessivamente, ma lo è in modo quasi naturale, trasparente. Io direi rosselliniano. Ecco, Rossellini è un altro grandissimo regista che grazie al suo gioco informale è stato sempre ritenuto trasandato, non interessato alla filmicità, ed è vero, si è sempre dichiarato estraneo all'adorare il cinema, al gusto artistico del cinema. Ciò non di meno, grazie a questo, ha prodotto alcuni dei momenti più filmici e più di spazio inventato della storia del cinema. Molti, cioè, non è meno spaziale di Kubrick. Mi viene in mente perché nel 2000, nel 68, mi sembra sia l'anno dove mi fa anche il Pascal, prima Cartesio, poi Pascal, e c'è una scena dove c'è lo stesso cuore pulsante di 2001 e sul letto di morte di Pascal, è un momento
straordinario di cinema e di uso dello spazio che ti sembra impeccabile, l'unico possibile in quel momento lì. Non so quanto abbia a che vedere col libro, o almeno secondo me molto, e vi dico perché, secondo me. Nel cinema di Amos si passa spesso, si è passati, nel senso che lui è passato attraverso attenzioni diverse allo spazio. A lungo ha avuto una sorta di contemplazione un po' stupefatta, per esempio nel suo diario di campagna, di diario di guerra, un'attenzione distante, poco distante, ma distante, come è l'uso che poi è durato in tutto il suo cinema, ma con varia, diciamo, con diversa frequenza, di una sorta di panoramica che accompagna delle superfici che non vediamo, non sono panoramiche lungo un muro, a volte sì, ma sono panoramiche che rendono muro, muretto, comunque rendono superficie qualunque cosa stiamo vedendo. Quindi c'è un gioco con quello che lui sta filmando e con quello che noi vediamo molto sottile, perché ci sembra, da una parte pensiamo che sia facile tenersi così distante. Ah, devo interrompermi intanto? Ah, ok. Lui sta girando lei. Ah, va bene, quindi è un altro gioco. È una che non può essere fatta. Ah, sì, non possiamo essere troppo fuori sync. No, a parte che, vabbè, niente. Allora, non me lo doveva dire. Allora, la cosa dello spazio. È uno spazio che invece più il suo cinema si è articolato in fiction, o in fiction, in quella che si chiama fiction. Io ho sempre orrore, mi viene un po' più da ridere che da vomitare, quando si comincia a articolare il discorso sulla differenza tra fiction e non fiction. È una differenza che non esiste, una differenza di genere, di tipologie in vendita, ma non ha nessun'altra ragione d'essere. E allora, nei suoi, diventando a tratti più fiction, si è inserito un tipo diverso di, diciamo, un arco più completo, apparentemente più plurale, di atteggiamenti spaziali. Più spesso abbiamo degli sguardi che oscillano tra la soggettiva, tra l'essere visto, non è più questo dominio del tendenzialmente del piano sequenza, della ripresa in continuità e tendenzialmente in panoramica. Lentamente il suo cinema si muove su l'ingresso dello sguardo dei personaggi. Già in Esther, che è in realtà un film ancora fortissimamente legato a questa capacità di entrare, sembra spesso che lui stia filmando un film che è in procinto di filmarsi a opera di qualcun altro. Qualcuno sta facendo il film Esther e lui lo filma questo set. Che non è per dire che è una cosa, un reportage, anzi è più film quello che filma lui che non quello che sta avvenendo, no? Che poi a sua volta si riferisce a una vicenda, a una storia, a un passato leggendario o rituale o religioso o biblico. Però il suo modo di sopravvenire è molto cosciente del fatto che si tratta di un'ulteriore aggiunta a questa scultura nella storia, ma anche al fatto che non è definitiva, che è non casuale, ma che sta lì ed è fragile, non è una scultura adamantina che deve restare poggiata in quel modo e essere vista solo da quell'angolatura, se no crolla. In questo senso lo spazio per Gitai è una sorta di impegno e di gioco, cioè un po' è decontratto il suo modo di trattare di essere nello spazio, e nello stesso tempo questa leggerezza, questa indolenza quasi a tratti, gli permette una libertà che è molto vicina al sapere di non essere poi libero fino in fondo. Chi di noi è libero soprattutto di vedere? Io parlo di milioni di punti di vista, ma come faccio a rendermene conto? E a renderne conto in realtà poi vivendo ne scegliamo pochissimi, ne riconosciamo ancora meno, e questo è tragico, se vogliamo, perché l'occhio vorrebbe essere agile come il pensare, no? E non lo è
o meglio, il pensare vorrebbe focalizzarsi come fa l'occhio. Cioè nell'occhio noi vediamo, l'occhio lo giriamo continuamente e possiamo anche rimontare uno spazio che abbiamo appena attraversato, possiamo riattraversarlo. La difficoltà di fare questo gesto semplicissimo col pensiero è, se provate, è sempre il contrario, ma è proprio così, il pensare lo spazio è difficilissimo, il pensare, indirizzare il nostro pensiero verso una cosa, tirandola fuori o da una memoria, no? come una rete di dati, oppure tirandola fuori da una situazione presente, sembra che parliamo della stessa cosa, ma è difficilissimo mettersi d'accordo anche solo con se stessi, su quello che davvero ci interessa. L'occhio invece, ecco, vedo lassù, non vedo bene una faccia, mentre parlo guardo, magari non vedo perché sono miope, ma so quello che vorrei guardare. Il pensare lo sa rarissimamente, e quando lo sa neanche riusciamo a seguirlo, sono i momenti ciechi dei filosofi, dei santi. Quindi allora non sto dicendo che Amos Githay sia un filosofo o un santo, spero per lui di no, però mi sembra che sia, che metta a disposizione, che si esponga con la sua, ecco, con quello che direi è il crinale tra vero, falso, fiction, non fiction. Ecco, si espone al fatto che potremmo opporgli in quasi ognuna delle situazioni del suo cinema, che spesso è apertamente, come dire, documentario, o in modo che usa se stesso come repertorio, per esempio in House, che è un film magnifico, che segue la storia di uno spazio, di una casa, della proprietà, delle diverse proprietà, del passare, che sembra una cosa marginale, crepuscolare, invece lì, ecco, dentro una casa al limite di Israele che cambia nazionalità e possesso e anche conformazione lentamente, siamo quindi il piccolo dentro il piccolo. Diciamo che il passo successivo potrebbe essere solo la storia del bagno in questa casa, della toilette, oppure è quello che stiamo vedendo, cioè è una storia di un regista, di un intellettuale, del figlio di un architetto e di un intellettuale, quindi di una persona comunque con un percorso, con una forma abbastanza riconoscibile e anche socialmente, diciamo, definita, alla quale cerca di sfuggire con viaggi in tutto il mondo, appunto vola sempre, volta sempre pagina. E io però adesso smetto di voltare pagina e vorrei passare direttamente senza domanda la voce, la parola a Amos Githay. So I'm happy to be here and thank you for inviting me and all these courageous people that came out in this very cold weather to speak to us. So this is very kind of you. Maybe. Allora, per prima cosa desidererei dire che sono davvero felice di essere qui, vi ringrazio per avermi invitato, grazie però anche a tutti voi che siete davvero molto coraggiosi ad aver voluto essere qui questa sera nonostante le condizioni meteorologiche avverse e il freddo che fa, quindi siete stati davvero molto gentili, forse siete venuti qua perché fa più caldo che a casa vostra, ma insomma grazie lo stesso. Enrico, I don't know if you remember, but now soon we have to celebrate 30 years of our knowing each other. Yeah. I don't know if you... It's very. I didn't realize that. Yeah, the first time we met was when Enzo Ungari came to Paris and took my field diary. In Sanso Maggiore. In Sanso Maggiore, yeah. Which I did after the Israeli invasion in Lebanon and the West Bank, and we had the occasion to meet with you, with Enzo, who didn't stay with us very long still, yes. But then Marco Melani, yeah, and all this great group of Italian friends and thinkers.
Ecco, non so se ricordi Enrico, ma fra breve festeggeremo il trentennale della nostra amicizia, della prima volta in cui ci siamo visti e conosciuti. La prima volta appunto è stato quando anche ho incontrato Enzo Ungari, quando lui molto gentilmente ha portato a Parigi il mio field diary, ed è stato appena dopo appunto l'invasione del Libano da parte di Israele e della Cisgiordania. Enzo purtroppo ci ha lasciato poi troppo brevemente poco tempo dopo, ma in quel periodo c'erano appunto un gruppo di brillanti italiani intellettuali come Marco Milani eccetera, che sono poi diventati miei amici italiani. So I think we should stick around, you know, we are around here on this earth, and we should make some effort to celebrate 30 more years, you know. Dovremmo fare un piccolo sforzo e magari farcela a festeggiare un ulteriore trentennio di amicizia, quindi perché non ci diamo anche questa possibilità? To go back to the book that is really... Move to the back. Back to the book. This book essentially is the book of my mother. I'm here just to represent her, and like I told you before when we met an hour ago, the big gratitude also goes to Rivka, my wife, who took the trouble to do this great work of editing, and this is a very happy moment that Bompiani, after Gallimard, published it now in Italy, this very beautiful edition. Diciamo, per ritornare appunto a parlare del libro, e quindi ritorniamo al libro, il libro indietro a parlare, come si potrebbe anche dire in un modo un po' scherzoso, questo libro è essenzialmente il libro di mia madre. Io sono qui questa sera a rappresentare lei, a rappresentare lei in primo luogo, e poi devo esprimere la mia enorme gratitudine a Rivka, che è mia moglie, che si è incaricata di fare la gran parte del lavoro di editazione di questo libro, e poi per una felice appunto coincidenza, dopo averlo pubblicato in Francia con Gallimard, Bompiani si è incaricata di fare questa bella edizione italiana. So Fratia, my mother, who was born in Palestine, in a place in Haifa, the place I was born in Israel, more than 100 years ago. She's a daughter to socialist Jews who came from Russia in 1905 and took a boat from Odessa to Alexandria, and from Alexandria by camels came to Israel, with the idea of building a modern society. And they were secular and very much in love with this idea of going to the Orient and trying to shape the question of Jewish identity and leave behind them to old Europe the suffering and the discrimination and the persecution of the Jews, which was the case for so many centuries. So I think that in this book we have a glimpse of this very particular woman, which is my mother, and her point of view of this experience. Ebbene, Efratia, mia madre, era palestinese, nata a Haifa, dove sono nato anch'io in Israele all'epoca palestina, più di 100 anni fa, figlia di socialisti ebrei russi, che nel 1905 furono costretti appunto ad imbarcarsi ad Odessa per Alessandria su una nave e poi da Alessandria a raggiungere Israele in cammello. Erano laici, erano coloro che proprio incarnavano l'idea di dare forma e costruire questa società moderna che tutti loro desideravano e alla quale anelavano. E avevano anche molto cara questa idea di recarsi finalmente in Oriente, lasciarsi alle spalle il vecchio mondo, proprio per dare forma ancora una volta a quella che potesse essere una vera identità ebraica, lasciando quindi alle spalle la vecchia Europa con tutta la sofferenza, la discriminazione, le persecuzioni che si erano perpetrate contro gli ebrei per centinaia e centinaia d'anni.
Quindi è proprio attraverso i suoi occhi e il suo modo di vedere che in questo libro descrive questi fatti. So I think that Fatia inspired a lot of my works in a direct, indirect way. She was a great storyteller. This can be seen from her letters, but also in the oral, in the verbal exchanges. And even in films, which like Promised Land, which is treating the story of the export of women into prostitution into the Middle East, which I shot in 2004. And I actually, the last day of the shooting of this film was the day that she died. So, but she's obviously not a figure of this film, but she was always into women's rights. And even in these last days, she spoke about the vision that she had that the society which will not respect women will be condemned. In the Middle East, we have a lot of cases like that, religious fundamentalism on all sides. And she is both opinionated, but not indoctrinated. And I think this is a good dose, because if we make cinema, we have to say something. There are too many films which don't say too much. And we have to speak through our film. This is our devoir as filmmakers. But we cannot feed people with a spoon. We have to find ways in which the form, like you know, to say, the architecture of the film and the narrative will open up the interpretation of the spectator. We cannot feed by force the spectator. So I think that I was inspired by her thoughts and also by the work of my father, which is very much into the form, not into the narrative. And I think most of my films are in some way or another a continuous dialogue with this kind of concept. I give you a hard time. No problem. Allora, e di conseguenza Efratia ha davvero, devo dire, ispirato moltissimo il mio lavoro, sia direttamente che indirettamente. E è la narratrice, e lo possiamo naturalmente evincere leggendo le sue lettere, ma è anche colei che mi ha molto ispirato semplicemente in modo orale, parlando, chiacchierando con lei, facendomi raccontare le cose. Una delle sue ispirazioni è proprio stato poi alla fine il mio film La Terra Promessa, che è, la cui trama conoscerete, ed è appunto sul traffico delle donne che vengono portate in Medio Oriente, alle quali viene imposto il lavoro di prostituta. Film che ho girato nel 2004 e di fatto proprio l'ultimo giorno delle riprese di questo film fu il giorno in cui mia madre morì. Ovviamente mia madre non fa parte, non è personaggio di questa storia, di questa trama, di questo film, è sempre stata una strenua persona che difendeva i diritti delle donne e proprio anche fino ai suoi ultimi giorni di vita ha avuto parole dure di condanna contro quelle società che non rispettano la donna e di cui abbiamo purtroppo moltissimi esempi in Medio Oriente da parte di quei fondamentalisti religiosi che tanto rispetto hanno per la religione quanto poco ne hanno per le donne. Aveva le sue opinioni molto chiare a questo proposito e su una serie di altre tematiche, ma non era una persona indottrinata. E questo le ha permesso davvero una visione estremamente chiara e forse è anche lei che mi ha ispirato e dato modo di pensare che il cinema debba proprio fare così, parlare chiaramente e il dovere dei cineasti è quello di non nutrire il proprio pubblico dando loro il cibo in un cucchiaio d'argento, ma piuttosto
far sì che la forma cinematografica, e qui c'entra anche, direi, l'architettura del film e la narrazione e la cinematografia, debbano riuscire a ispirare gli spettatori, a far sì che gli spettatori interpretino dei sentimenti e non vengano nutriti di forza con la cinematografia. Questi sono anche i suoi pensieri, i pensieri di mia madre. Mi sono ispirato moltissimo a questo, come mi sono ispirato, per quanto riguarda forse la mia forma cinematografica, a mio padre, non tanto nel suo caso alla narrazione, quanto piuttosto alla forma, visto anche il suo lavoro. E devo dire che appunto il resto, il prosieguo del mio lavoro è sempre stato una sorta di dialogo concettuale con loro attraverso questo tipo di idee. What a great translator. Now I have a very little question, but it's about the. È a proposito del nome di Efrazia. Efrazia. Si pronuncia Efrazia. It's the unique in the world. There is no other Efrazia. Nome particolare. È per questo che chiedo, perché secondo me è un suono molto. Suona effrazione, no? È curioso. E qua c'è una nota che lui dice, ma una nota che non si spende molto, dice solo che una famiglia da qualche parte. So there are all sorts of explanations. One explanation, a very simple one, is that she had a grandfather, his name was Ephraim. So it was transformed into Efratia, because she was a girl. There are many people who have exactly, so this is not good enough. And maybe also the Euphrates, you know, the rivers. And this is, I have to say, a footnote to your question. In this period, when Efratia was born, she was born 1909, so we are still under the Ottoman Empire in this part of the world. It's not even the British mandate. There is a group of artists who call themselves Canaanite. So it means that they want to connect to the art and the visual art, the sculpture and the poetry of the pre-Hebraic tribes in this prime part of the world. And this is a very interesting thing. So they want to create a kind of a rupture with the Jewish traditions of the diaspora and to reshape the identity of this new country, Israel. The biggest project, which is the biggest success, is the language. So they don't want to speak Yiddish, they don't want to speak Ladino, they want to speak Hebrew. Hebrew, until this point, is a non-existing language. It only has a liturgic existence, like Latin. And they, the founder of this project, his name was Perlman. He came from Odessa to Jaffa around the same time of my grandparents. He goes to see the Russian consul in Jaffa, and he says to him, Perlman is dead. So the consul said, what's your name? He said, my name is Ben Yehuda, the son of Judah. So it means that they were really into the project of creating new identities. And I feel that somehow the name Efrathia also comes from this desire to recreate a new identity, to create a kind of a stop in the history and to try to start something at this point again as far as the question of identity is connected. But it's true that I never met another person with the name Efrathia, and she would have a lot of jokes about it. She would say, Efrathia, Ambatia,
like she would like to take a bath, and a lot of configurations. But this is, I don't know, Rivka, you have a better explanation of Efratia? Yes. What? Go. It's come from the, it's a biblical, you know, name. It's a biblical name, you know, and in this period, a lot of names, you know, the family names, they come from the Bible. And there is, I think, in the book of Genesis, you know. Wait, wait, I think in the book of Genesis, there is a mention of Efratia, you know. So I think her father gave her this special name. And what is the reference of Efratia? The reference is it's actually it's a place not far away from Bethlehem. Bethlehem. Yes, the name is Efratia. Efratia. So it's not Efratia. Okay, but it's from that, and he changed it like Efrat and Ya. Ma è strano, ho letto this, questa cosa. In this period, you know, most of the names were based on biblical. Non so più quando interferire. So you had now you are participating in a Talmudic exchange. Posso dire solo una cosa? Io l'ho letta questa nota. Anch'io. Però non si capisce perché uno abbia scelto questa piccola località vicino a Betlemme. Why is it that the village close to Bethlehem was being chosen to be put into the Enrico field? Asked the question why. I don't have an answer. You have an answer, yeah, Rivka? Because one of the mother, Rachel, she died in this place. You know, but she is her sister. I'm saying the biblical figure, the mother, Rachel. You know, and she has a seer. Yeah. No, it's a biblical name, Amos. It's a biblical name. Okay. Allora. Okay, we don't have a solution. Allora, I didn't get an answer. Okay. La prima cosa è che suo nonno si chiamava Efraim e quindi da Efraim magari è saltato fuori Efratia, visto che lei era una ragazza. La seconda possibilità potrebbe essere che Efratia è stata chiamata così perché c'è di mezzo il fiume Eufrate, però c'è questa nota appunto a piedi pagina sul libro che spiega un po' così le origini del nome, pare che sia una nota biblica. Appunto, mia madre era nata nel 1909, era ancora il tempo dell'impero ottomano, in questa parte del mondo, quindi non c'era ancora il mandato britannico. E lei faceva parte di questo movimento di artisti che si erano dati il nome di Cananiti, questo perché volevano riconnettersi a quelle che erano le tradizioni artistiche della scultura e della poesia delle tribù che popolavano quella zona, quindi la Israele, in epoca pre-giudaica. La cosa interessante era che questo movimento artistico dei Cananiti rappresentava un po' una rottura con la diaspora, perché volevano ridare una nuova identità ad Israele attraverso che cosa? Essenzialmente la lingua, quindi non volevano tutti questi giovani artisti che si parlasse lo Yiddish, si parlasse il latino, ma si ritornasse all'ebraico, che è una lingua che fino a quel momento non era parlata, era una lingua essenzialmente liturgica, come potrebbe essere il latino. Il fondatore, peraltro, di questo movimento, tale Pellman, era appunto partito da Odessa e arrivato a Jaffa, con più o meno negli stessi anni in cui erano arrivati i miei nonni, e si era immediatamente recato dal console russo a Jaffa e aveva detto: caro signore, Pellman è morto, da oggi nasce Beni Judà, che significa il figlio di Giuda. Questo proprio per testimoniare anche questa non solo sua, ma loro voglia di tutti gli appartenenti a questo movimento di ritrovare una nuova identità. E quindi ho un po' la sensazione anche che, se volete, Efratia fosse stato dato a mia madre quasi così preconizzando questa cosa, una nuova identità, un nome molto particolare, quasi che potesse essere un oiato storico e un inizio di qualche cosa di nuovo, di appunto questa nuova identità
perché il nome Fratia è un nome che non esisteva prima. Poi mia madre peraltro ci scherzava molto sopra sul suo nome, si dava dei nomignoli eccetera, però appunto chiedendo a mia moglie Rivka se ha una spiegazione migliore, la signora dice viene da una storia della Bibbia, è un nome biblico quello di Fratia, e in effetti pare che ci sia una descrizione, venga citata una certa Efratia nel libro della Genesi che la menziona, e probabilmente appunto fa riferimento il padre di Efratia a questa storia, a questa narrazione della Genesi, e ha deciso appunto di chiamare la figlia così. Altra possibile spiegazione potrebbe essere questo piccolo appunto paesino vicino a Betlemme che si chiama Deref Efrata, e poi ci hanno messo una I così, però pare che ci sia anche questa interpretazione appunto biblica. Sull'ultima pagina di copertina c'è una frase di queste ambigue che sono il libro è ambiguo perché intanto si avverte che è stato fatto da Amos Kitai, perché c'è uno c'è una corrispondenza anche sua con la madre, da Rivka, che è spesso citata dalla madre di Amos, evidentemente ha un rapporto molto preciso, interessante, intenso, anche di curiosità intellettuale, ancora più che di donna e di madre verso Rivka, che poi sono venuto a sapere che è quella che ha curato in qualche modo la redazione o la scelta finale. Poi ci sarebbe il nostro ruolo, e per esempio questa frase viene da una lettera che non è a un Amos adolescente, è a un Amos di 10 anni, se non sbaglio, alla quale scrive: figlio mio, entrambi amiamo troppo e dipendiamo troppo dall'amore. Sebbene sia una cosa fantastica, io preferirei che tu non somigliassi a me in questa dipendenza. E poi va avanti dicendo che si deve liberare, come se parlasse del padre, si deve liberare della nostalgia, dell'essere solo in un kibbutz, senza poi diventare adepto anche del gruppo, no, ma mantenere sempre una sorta di distanza. Però è curiosa questo, ne parlavo prima a tavola, probabilmente in questo romanzo, chiamiamolo così, epistolare, sono nascosti delle romance, delle storie anche amorose, non direi che questo si legga, ma si sente, perché la cosa che colpisce nel libro, sempre, è che non c'è mai un accento forzato in queste lettere, lettere sono principalmente le lettere di lei, di Fratia, e non solo non c'è fanatismo rispetto alla sua provenienza, al suo essere ancorata a Israele, alla sua casa a Haifa, ma è tutto talmente quotidiano, fino al rimpianto negli ultimi anni, nella parte finale della sua vita, degli anni diciamo di gioventù, è tutto molto normale, tutto molto comprensibile, e ci sentiamo molto vicini. Però quello che leggiamo ci fa venire voglia del tantissimo che ci sembra mancare, no? Ci sembra, a quel punto dovremmo riempire tutte, non solo la questione del nome, che peraltro mi sembra ribadito dalla spiegazione di Rivka e dalla non spiegazione di Amos, quanto sia in realtà un po' misterioso questo nome, e come resti misterioso l'insieme di questa relazione, misterioso nell'avvenire di cose semplici, che, e qui viene un po' il cinema, si avverte come un momento di montaggio finale, non importa che l'abbia fatto Amos o l'abbia fatto più Rivka, nel senso che il regista probabilmente non dovrebbe, forse dovrebbe o montarlo mentre lo fa, un film, penso, oppure l'ideale sarebbe non che collaborasse con qualcuno, ma lo desse da montare a un altro, lui l'ha già girato. Naturalmente non è così, perché per molti il montaggio è un momento di
massimo piacere, dove finalmente si è soli, lo dice in una lettera di Adamus, essere soli e non con 20, 30, 40, 50 persone, le troupe sono sempre eccessive, anche se poi non bastano mai, cioè, invece da solo, al massimo con un'altra persona, quello è un momento più di scavo e di piacere. Allora, qua, leggendo un romanzo così, quello che mi viene un romanzo, una raccolta così di lettere, viene subito da chiedersi cos'è che manca rispetto a quello che c'è, la scelta rispetto a quello che poteva essere messo, quelle che vengono invece sentite come vuoti, come buchi, come vere e proprie falle, se erano perse oppure non dovevano essere pubblicate, non lo so. E alla fine mi è incuriosito che praticamente nell'ultima lettera, che è una lettera, credo Amos, credo, comunque c'è una citazione di un meraviglioso romanzo dal quale poi ha tratto un film Amos Gitai, Devarim di Shabtai, Inventario, che è un titolo che sembra un programma che appaia nell'ultima lettera. Sicuramente non è un caso né che sia stata scritta quella lettera né che sia stata messa qui. E allora chiederei di ripartire da Inventario, che è un romanzo del quale abbiamo parlato molte volte con Amos. Io trovo un romanzo meraviglioso, al di là del fatto di non poterlo leggere nella lingua, del non capire molte delle situazioni in cui si riferisce, sia rituali sia della storia di Israele, ma è un romanzo potentissimo, insieme dolce, ironico, e comunque vabbè, non è questo che chiedevo cosa, questo come mai venga fuori nell'ultima lettera e cosa ne pensi, non del romanzo, ma di quello che dicevo poco fa, di questo film romanzo. Ho l'impressione che, confermata da quello che diceva poco fa a tavola, che lui non sia stato un regista senza poi montarlo, un regista è anche un attore in questo caso. Cioè, in questa situazione qua con Rivka mi sembra che sia un po' la triangolazione che c'è in tutto il libro. Mi ci metto dentro, anche se sono I'm happy you mentioned the Varim, and I think that your perception of the book is very precise, because this is really the the person who spoke here in terms of the city. The Middle East is always very dramatic. It is a very dramatic area. All the time, dramas. And if we want to advance, we have to install the quotidien, like you say, the day-to-day. Otherwise, we are into the politically correct, and the politically correct will not last very long. So the only demarche against the over-dramatization and the deadly over-dramatization, morbid over-dramatization, is the installation of the value of the quotidien, of the Faulkner-like little vignette, little fragments of the quotidien. This is life, and this is the book, and this is life, and this is the resistance to the great seductive force of the great spiral of heroism, which creates the wars and the suicidal. So the more people will go into the details and the resolutions of the varim, of the quotidien, the bigger the possibility and the chance that they will open up and reconcile it. The more they will get into the over-dramatization of the meta Middle East, the less we have a chance to stop the spiral. So I think that this is we, the filmmakers, the writers, we have to be very restrained about it. Because obviously the spiral, the heroic spiral, is very seductive, and we have to refuse this
option. A fratia, like you said, she refuses it. She installs the quotidien. In the quotidien, by the way, it's not even written, the actor she always wanted me to choose was Yusuf Abu Warda, a Palestinian actor. She always told me, very simply, he's the best actor, you have to use him. So it's not, it doesn't have, the statement is not even bigger than that and should not be bigger than that. Because if it will be bigger than that, then we are into a symbolic act. It doesn't have to be, it has to remain in the concrete choice. This is the most powerful. And I think that you're right, this is the strength of this film. It's a point of view of a woman, secular, modern, desire of life, refusing the big ism, and by doing it she advanced the in her own way. She's not she doesn't consider herself the biggest writer, the biggest statement. She is a witness, she is an observer. Just to tell you, Enrico, about one of the secrets, that she probably had a sense that she is doing something useful, because from the age of 20, and she wrote letters almost over 70 years, when she would write a letter, let's say she would write a letter to you, and she found that this is a good piece, she would write to you, send me back my own letter. This is how we have her letters. We didn't go and collect it from all the people that she sent it to. The people that she sent it to sent her back her letters. So she felt that over the span, which is very long span to write a book of 70 years, she actually wrote a book. By sending these birds all over the place and asking them to return, and we welcomed the returning bird, and she kept it, and she didn't eliminate the contradictions, which is human, love, forbidden loves, deceptions, death, all of this is in this ensemble of the letters, and this is the beauty of it, the fact that she didn't want to clean her own biography. She was not into fetishizing her own biography, and she didn't even ask to make a book out of it. But the fact that she kept from such an early age, when she's 20, when she's rebellious against her father, and that when she goes to Vienna to see Freud with two other girls, so they have the courage to take a ticket to a boat because they consider that it's too provincial and go to see Freud. And then she stays 2.5 years in Vienna until she sees Hitler speaking in Alexanderplatz. And she says, this is time to go back. So all of this is really like a project that maybe in the back of her mind, and the truth is we don't have I cannot give you the answer, this was her project, because she never said it was a project. But the fact that she had some sort of a sense that she wants to keep this piece of paper, these traces, so when you build up the puzzle, it is a very coherent project, the project of her life, in a way. Beh, sono molto felice, Enrico, che tu mi abbia posto questa domanda su Devarim, perché davvero diciamo, sensazioni che hai avuto su questo libro sono esattamente quelle che ho provato anch'io, ed è quello che mi ha proprio spinto poi a occuparmi di Devarim, di questa persona, della città, perché vedi, nel Medio Oriente c'è sempre questa tendenza all'iperdrammatizzazione, è una zona, il Medio Oriente, dove si tende sempre a drammatizzare davvero tutto, e se noi in Medio Oriente vogliamo continuare bene, dobbiamo imparare il quotidiano, come proprio hai detto tu, altrimenti si ricade nel politicamente corretto
e qui poi non ci sono più questioni né semantiche né di altro tipo. Rimane ovviamente il problema di come liberarsi di questa iperdrammatizzazione dei fatti, delle curiosità, diciamo si ripiomba un po' in quel valore faulkneriano dell'orticello quotidiano, ed è questo, innaffiare questo orticello quotidiano, che noi dobbiamo un pochino imparare nella nostra vita, e resistere un po' a quelle che sono tutte quelle forze anche un po' seducenti e seduttive che poi scatenano quello che pensiamo sulla spirale terroristica che spinge il mondo al suicidio, eccetera. E questo, tutta questa forma, se vogliamo, di pensiero c'era già dentro di lei, c'erano già anche nei dettagli di Devarim, e questo da una parte ci ha dato la possibilità di forse aprirci e anche riconciliarci, però c'è davvero una necessità di arrestare questa iperdrammatizzazione che si fa del meta Medio Oriente, perché più andiamo avanti drammatizzando il Medio Oriente, meno riusciremo ad arrestare questa spirale. E credo che noi, come cineasti, come scrittori, dobbiamo proprio essere quelli che mettono un po' le briglie a questo tipo di sensazioni. Dobbiamo essere proprio noi che dobbiamo dire in modo molto chiaro quanto rifiutiamo questa spirale di drammatizzazione, quindi di violenza, eccetera, l'assenza di ulteriori opzioni, anzi indicandole. E Fratia, ecco, è una che aveva forse capito questa cosa, nel senso che si installa molto saldamente dentro il quotidiano. Infatti in questa ultima lettera cita Abu Arda e mi dice: usa questo attore palestinese, usalo perché è bravo, perché è uno che appunto forse nella sua mente incarnava o poteva incarnare proprio questa cosa, però questa dichiarazione me la fa molto semplicemente, senza che diventi un atto simbolico, ma semplicemente dandomi un suggerimento per una scelta concreta. Ecco, questo punto di vista è ripreso anche nel film, questo suo punto di vista laico, moderno, questo desiderio di vita, questo suo rifiutare gli ismi, no? Ecco, questo suo non essere una scrittrice, non essere uno scrittore, ma essere piuttosto una testimone, un'osservatrice, spessissimo anche silenziosa, no? Ti devo dire proprio, ecco, Enrico, che questo lei lo fa, e lo fa davvero in modo estremamente utile poi a noi tutti che abbiamo messo insieme questo libro, perché lei dall'età di 20 anni in poi e per oltre 40 anni ha continuato a scrivere una serie di lettere alle persone care, agli amici, eccetera. Però perché siamo riusciti ad avere questa raccolta di lettere? Non perché noi siamo andati in giro raccogliendole queste lettere, ma perché lei stessa chiedeva agli amici, quando pensava di avere scritto un bel pezzo o di avere scritto una bella lettera, di per favore rimandarla indietro una volta letta. Ecco perché i destinatari, che hanno appunto accondisceso a questo suo desiderio, le hanno rimandato indietro tutte queste lettere che lei diligentemente ha tenuto nel tempo, ed è come se lei avesse scritto un libro senza sapere di stare scrivendo un libro, è come se lei avesse mandato questo enorme stuolo di piccioni viaggiatori che poi le sono ritornati a casa, mantenendo poi le sue idee che aveva scritto nelle lettere, non correggendole mai, lasciando le sue contraddizioni, le contraddizioni che sono fin troppo umane, dell'amore, oppure dell'amore proibito, della delusione, della sconfitta, della morte. E credo che proprio in tutta questa cosa si possa vedere la bellezza di questo libro, senza a pulirlo, senza epurare di nulla, senza neanche farlo diventare un feticcio, questo no. Per 21 anni, a 21 anni appunto, da giovane ragazza si ribella a suo padre e insieme ad altre due compagne decide che, siccome appunto il posto dove viveva era troppo provinciale, prende una nave e se ne va a Vienna perché voleva conoscere Freud. Sta 2 anni e mezzo a Vienna, incontra Freud e poi si accorge, dopo il discorso di Hitler in Alexanderplatz, che è ora di ritornare indietro. Allora,
quasi inconsciamente ha messo insieme un progetto che per lei non era un progetto, ovviamente, perché non ce l'ha mai neanche detto, quindi non posso pensare e io dire in questo momento che mia madre avesse un progetto letterario, ma ha lasciato su questa carta tutta una serie di tracce che poi, come un gigantesco puzzle, siamo riusciti a rimettere insieme, e questo puzzle è la sua vita. Queste foto che quasi tutte necessariamente fuori fuoco, che lasciano da fare questo lavoro di messa a fuoco a noi in qualche modo, ma che hanno questa loro che prendono così per caso o apposta dei momenti precisi che in sé sembrano nitidi, cioè scelti per motivi nitidi, quello invece di questo, poi invece ci si presentano come veramente la cosa più misteriosa e più simile a tutte le altre. Le foto colpiscono perché sono simili a tantissime foto di quel periodo, posso dire, ne ho viste tante, non in archivi, cose raccolte per caso in Toscana, in tante case. Ecco, c'è questa luce, da una parte insufficiente tecnicamente, questo restare fuori fuoco, che è davvero il contrario del non essere, di non avere fuoco e luce, di lasciarne una parte, no, non volontariamente, ma di fatto questo ci resta da fare. Secondo me le fotografie in sé sono una sorta di punto alto del libro, non spiegano il libro, ma è come se lì si condensassero, no? Proprio direi quasi freudianamente, lì si condensa quello che è disseminato nelle lettere. Non so però anche qui qual è stato l'intento e la selezione vostra. È perché sono meravigliose. Allora, c'è una domanda dell'Ufficio della Pace che ha collaborato alla costruzione di questa serata. Volevo dare la parola ad Augusto Dalmasso, che voleva fare una domanda. Adesso mi grazie. Ci piacerebbe sapere da il pensiero di Amos Gitai sui possibili sblocchi del conflitto tra Israele e Palestina, e in particolare se è condivisibile l'aspirazione dei palestinesi, o perlomeno della maggioranza dei palestinesi, a uno Stato riconosciuto dall'ONU entro i confini del 67, oppure se, per paradosso, sia più realistico il sogno di un unico Stato, laico, democratico, su tutto il territorio della Palestina storica, e nel quale vivano con pari dignità e pari diritti gli uomini e le donne, qualunque sia la loro cultura, la loro tradizione, la loro religione e il loro pensiero. Anche perché conosciamo lo spirito critico che anima le opere di Amos Gitai, e intuiamo che possa avere anche questo le radici nella vita e nel pensiero di sua madre, che esprime con questo libro. Infine vorremmo sapere se condivide quello che è il nostro giudizio di una impossibilità di una pace giusta, se continua e persistono nell'ampliamento le presenze di insediamenti israeliani nel territorio della Cisgiordania. E visto che l'ha citato prima, una domanda che mi è venuta adesso, il suo pensiero a riguardo degli ultraortodossi che stanno avendo un peso piuttosto forte nella società israeliana attuale. Grazie. I mean, I think we have a flight tomorrow morning. Abbiamo un volo domani mattina, cercherò di farcela. So, I don't think I can answer all your questions, you know. Non sono in grado comunque di rispondere a tutte le sue domande. And anyway, you know, I think that the politicians are not doing a very good job in the Middle East, so I don't want them unemployed, you know. Beh, posso dire che i politici comunque non stanno facendo un gran bel lavoro in tutto il Medio Oriente, quindi a scanso di equivoci di dover creare dei disoccupati, non dico altro, insomma. No, but I mean, I think that the
This is a drama of missed opportunities when you had quite moderate Israeli governments. Arafat thought that this is exactly the good timing to put bombs in Israeli buses and destabilize the government of Rabin. And when you have a moderate Palestinian leaders, you have Lieberman and Netanyahu. So I think apparently the two sides are happy with the way that it's going, because they are working to keep going like that. Beh, io credo questo, che sia un po' una situazione abbastanza drammatica su tutta una serie di opportunità perdute, no? Nel senso, di possibilità andate a male, se vogliamo. Perché nel momento in cui c'era un governo israeliano moderato, Arafat ha avuto il gran pensiero di fare che cosa? Piazzare un po' di bombe sugli autobus israeliani e destabilizzare un governo moderato che era quello condotto da Rabin. Allo stesso modo, quando c'è stato un governo palestinese abbastanza moderato, abbiamo Lieberman e Netanyahu, e quindi pare che le due parti, indipendentemente da chi ci stia o che cosa si faccia, siano assolutamente contenti e felici di essere separati o di tenere le cose, insomma, così come stanno. I can only answer you, you know, once in the film that when we started I spoke about it, the field diary, I interviewed Bassam Shaka, who was the Palestinian mayor of Nablus, and I asked him if he's optimistic or pessimistic. So he answered, "It's too, Amos, it's too luxurious to be pessimistic. It's a luxury. We cannot afford it." And I think he's right. We have to be optimistic, even if what we see does not render us optimistic, because if we are not injecting will, we will be nihilistic. So we have to inject a desire to change it and to have a coexistence and to channel the energies of the Middle East into productive. So I know that in these days when Assad is massacring his people, this sounds very naive. But we have a right to say also naive things. Assad is massacring his people. The Chinese and the Russians think that this is not necessary to stop it. Egypt is in a feast of burning the civil liberties that they just obtained. This is very worrying in the Middle East. So everybody with an open eye say this is very worrying. The Christians of the Middle East soon will not exist. They don't exist already in Iraq. The Copts are menaced in Egypt. Nobody knows what will happen in Syria and so on. I speak to these people, you know. So I know that they're anxious. So I don't know. Lei in effetti ha ragione, insomma, se le devo dare una risposta su questo posso parlare appunto del mio film, il Diario di Campo, dove io parlavo con l'allora sindaco palestinese di Nablus, Bassam Shaka, e gli dicevo: ma bisogna essere ottimisti o bisogna essere pessimisti? E lui mi disse: Amos, guarda, non possiamo permetterci di essere pessimisti, sarebbe troppo lusso poter dire di essere pessimisti, e quindi devo dire aveva ragione, nel senso che bisogna essere ottimisti, anche se ci sono tutta una serie di presupposti che non ci porterebbero ad esserlo. Bisogna che davvero facciamo e pratichiamo agli altri questa iniezione di volontà contro il nichilismo, perché vogliamo davvero riuscire a stimolare dei cambiamenti, a far capire che c'è questa necessità di coesistenza. Dobbiamo riuscire a canalizzare quella forza che esiste ancora produttiva nel Medio Oriente. D'altro canto, certo, mi rendo conto che possa essere molto ingenuo sostenere una cosa di questo genere quando sta
Sarda sta massacrando i suoi, però lasciatemi anche il diritto di dire qualche cosa di ingenuo. Certo, la Cina e la Russia non stanno facendo nulla per arrestare questo genere di massacri. Certo, in Egitto si stanno bruciando quelle libertà civili che sono state così faticosamente ottenute da così poco tempo. Certo, la situazione nel Medio Oriente è una situazione preoccupante. Fra poco non ci saranno più cristiani, non ce ne sono già più in Iraq, i copti stanno avendo grossi problemi in Egitto, in Siria, per non parlare di altri luoghi. Certo che quando parlo e sono ansioso e c'è dell'ansia diffusa dappertutto. Cosa volete che vi dica? Non lo so. I think everything is clear. Se tutto è chiaro. Non è così chiaro, secondo me. Not so clear, yeah, you're right. Sai che tre volte hai detto questo film invece di questo libro? Siamo partiti dal romanzo, se vuoi va dire. No, ma sei... This film. Vabbè, mi scuso. No, it's good. I know that you want me to make a film out of it. So che vuoi che io faccia un film su questo libro, ma traga un film da questo libro. I will have to reach like Manuel de Oliveira, the age of my mother. And then... Però come Manuel de Oliveira dovrei arrivare all'età di mia madre prima di fare un film. Perché no? Why? Yeah, I'm not against it. I'm sure it's much more fun here than under the earth, you know. Niente in contrario, sono sicuro che sarà più divertente stare qui a fare un film che non andare sottoterra. Però fare un film sottoterra. I was almost there, so I can tell you it's not so fun. Beh, mi è capitato di essere sul punto di e ti posso dire che non è affatto divertente. Ah, beh, qua è scritto quando è stato ferito durante la guerra del Kippur. Per esempio, leggendo la cosa, ho detto, ah sì, è stato ferito durante le riprese del suo film. No, ma che è assurdo, perché se avessi, non è così. Ma ho proprio pensato istintivamente a questo. E credo che... No, when I was wounded, you know, she got a call, because as you know, I was shot in a helicopter by a Syrian missile. During the Kippur War. So when the army called my mother and they told her about it, she said, this is very good, now he is wounded, he's not getting back to the war. Beh, come sapete, sono stato ferito da un missile siriano nel corso della guerra del Kippur e quando appunto il rappresentante dell'esercito telefonò a mia madre per avvertirla che io ero stato ferito, appunto mi era successo questo quando stavo guidando un elicottero, lei disse, ah, meno male, adesso almeno l'ha ferito, non ritornerà più a fare la guerra. Permettimi di ricordare, perché questo è... Secondo me è proprio la cosa che sempre avevo preso molto da tua madre, leggendo questo. Cioè questa capacità di essere oggettiva, quasi sempre distaccata, mentre vive una cosa intensamente neanche distaccata, che è quello che si trova costantemente nel tuo cinema. Cioè di essere sempre una sorta di osservatore, anche quando sei vicinissimo, anche quando racconti la storia dell'incidente appunto dell'elicottero abbattuto, alla fine diventa una cosa, non dico ironica, ma quasi, c'è una distanza sempre, può essere di pochissimo o grande, ma c'è una distanza che non fai nulla per nascondere. I agree with you, you know, Enrico, many times people say, yeah, but make it more emotional, and I said, this is very subjective. I am very moved when I see retained emotion. I'm not moved at all when I see hysterical, exteriorized
cinematic emotion, I don't care about it. But when I see retained emotion, I'm very moved. You know? So I think that this is from her. Beh, io sono assolutamente d'accordo. Se parliamo di emotività, molti mi chiedono certe volte, ma metti dentro qualche cosa di un pochino più emotivo, che susciti un pochino più di reazione negli spettatori. Io penso che l'emotività sia una cosa molto soggettiva e a me piace molto quel genere di emotività abbastanza contenuta, nel senso che non mi piacciono le manifestazioni troppo isteriche o troppo esteriorizzate, soprattutto al cinema delle emozioni. Mi piacciono di più le descrizioni delle emozioni contenute. Ma io ringrazierei Amos, se non sono altre cose che devo dire che qualcuno vuole chiedere, e chiuderei con un'altra, con una nota di un diario di un grandissimo regista, Tarkovsky, che non è un cineasta vicino, ma la frase è molto semplice, dice: i desideri non realizzati e non espressi non si dimenticano. Grazie. Beautiful.